Rapina aggravata e lesioni personali aggravate in concorso. Sono queste le ipotesi di reato contro tre minorenni. Due gli episodi contestati, il primo avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 gennaio scorsi in via Pellicceria Angolo, piazzetta di Parte Guelfa a Firenze. Quattro giovani fiorentini usciti da un locale erano stati aggrediti senza apparente motivo da un gruppo di almeno sei giovani. In quella circostanza ad una delle vittime avrebbero tentato di portare via il portafogli causandogli un trauma cranico. A un altro ragazzo avrebbero rubato il cellulare fratturandogli la mandibola. Attraverso le immagini di videosorveglianza e i testimoni sono stati individuati in cinque. Il secondo episodio, avvenuto nel parco di via Don Minzoni a Campi Bisenzio, risale allo scorso 24 febbraio ed ha visto coinvolti due giovani che venivano aggrediti a scopo di rapina. A Campi Bisenzio la rapina è stata solo tentata, nel senso che due giovani che si trovavano in un parco pubblico sono stati avvicinati dai nostri tre arrestati, anche lì con un pretesto, aggrediti a scopo di rapina. La fortuna ha voluto che i due giovani sono stati raggiunti da un terzo amico che ha fatto allontanare i rei. I giovani sono stati raggiunti da provvedimenti cautelari, in particolare per due è scattato l'arresto con la conduzione presso l'istituto penale per minorenni. Il terzo soggetto, che è il fratello di uno dei due, è stato collocato in una comunità in provincia di Massa.